Amici di Attisport 24, bentornati in nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino e continua la nostra panoramica tra le formazioni che iniziano nel fine settimana il campionato di A2 femminile. Torniamo dopo un po' di tempo ad occuparci di Rally Nantes Bologna. Per farlo è un grandissimo piacere ritrovare in nostra compagnia il capitano della formazione Felsinia, Veronica Perna. Ciao Veronica, bentornata. Ciao Andrea, grazie mille a te per l'invito. Veronica, inizio stagione, termina finalmente l'attesa, non ci sono più solamente quelle estenuanti sedute di nuoto che, mi piace ripeterlo, tormentano gli atleti e li portano a dire a cosa serve tutto ciò, che però, ribadiamolo, ha comunque un'utilità, se no si arrabbiano gli allenatori, inizia il campionato. Che torneo sarà il girone nord della A2 donne 23-24? Allora, ovviamente parlo per quanto riguarda la mia squadra, perché essendo stata fuori dal campionato di A2, per fortuna per aver disputato il campionato A1, non ho un'idea chiara di come sia rimasto il livello del campionato dell'A2. Noi sicuramente ci siamo molto ringiovanite, abbiamo puntato quest'anno tutto quanto sul nostro vivaio bolognese, abbiamo appunto attinto dalla maggior parte delle nostre giovanili e puntiamo molto su far fare esperienza a loro e appunto in un campionato dei due, per poi chissà un giorno forse tornare con loro e a giocare 1-1. Però appunto quest'anno il nostro campionato sarà un campionato dove ogni partita sarà importante per far acquisire a loro, ma anche soprattutto a noi un po' più grandi che abbiamo un po' più di esperienza. E le giuste nozioni per poi un domani arrivare a disputare un campionato sempre di maggiore importanza. È accennato, abbiamo scelto di ripartire dal vivaio, quindi una squadra che si è ringiovanita, però a senatrici di un certo spessore, ribadiamolo. Da quali certezze riparte il cammino della Rally Nantes Bologna dopo la dolorosa retrocessione dello scorso anno? Beh, intanto la società fin da subito, noi abbiamo finito di giocare a marzo e la società fin da subito si è imposta di voler comunque continuare, di voler ripartire, e ripartendo da noi più grandi, che comunque è più grandi, io ribadisco sempre che qua mi danno della vecchia, ma ho 23 anni, e appunto ripartendo dalle esperienze di noi più grandi e da Posterivo, che ormai anche lui che esperienza ne ha da vendere, e poi piano piano infondere nelle piccole appunto quel minimo di esperienza che abbiamo noi in più e quella grande che ha Posterivo, ma anche e soprattutto di darle la passione, di spronarle e niente, questo. Con quali ambizioni? Il progetto è quello di far crescere le giovani e siamo d'accordo, è una prospettiva generale, però poi in campo sportivo, in campo tecnico si va sugli obiettivi più pragmatici e noi giornalisti usiamo termini proprio prosaici e andiamo al sodo. Con quali ambizioni vi allineate ai nastri di partenza della nuova annata? Dove vuole arrivare questa Rari? Allora, per fortuna non abbiamo nessuna pressione di dover subito fare un playoff, di dover subito riconquistare il palcoscenico della 1. A me personalmente rode non essere lì, scusami il modo in cui l'ho detto, perché io so che come società e come squadra possiamo tranquillamente essere in A1. Quindi, anche se non abbiamo la pressione della società, la società ci ha detto appunto di ripartire e di prenderci il giusto tempo, quello che ci serve per poi ritornare più organizzate, più motivate e appunto con i giusti mezzi in A1. Certo. Torneo tranquillo, torneo senza pressioni, ma se poi la strada si dovesse incanalare in un certo modo, chi sono le formazioni più attrezzate di questa pool settentrionale, secondo te? Ma io credo che comunque noi ci metteremo subito, come dire, in alta classifica. Io credo molto nelle ragazze. Secondo me le formazioni in cui ci dobbiamo un attimo, dobbiamo avere un occhio di riguardo è sicuramente il Padova. Infatti domenica prossima, cioè questa domenica, cominciamo subito alla grande, insomma, subito
sul pedale e sull'accelerazione. Secondo me è così. Penso sia anche il Torino. E poi non penso ci siano altre Beh, squadre io ti nomino la Rarinantes Robbica che ha preso un centropoa di livello come che... Sì, Gaia ha Pilon. preso Gaia Pilongo, però come mi ha insegnato la mia esperienza, una giocatrice non fa tutta la squadra. Assolutamente. Quindi diciamo Padova e Torino e poi spazio per le sorprese. E domenica lo stavi accennando, c'è l'esordio in campionato contro una sfida contro il plebiscito Padova. Che tipo di partita ci dobbiamo aspettare al cospetto di una formazione nella quale l'anno scorso sono cresciute tante delle ragazze che ora giocano in A1? Sì, infatti io, ecco, il Padova la reputo una squadra che è molto improntata sulla 1. Io mi ricordo già 2 anni fa che era comunque una squadra che puntava molto sulla loro velocità, sulla loro organizzazione in acqua. Era una squadra molto fastidiosa perché loro appunto sono molto veloci, come lo è anche la squadra di A1, e quindi giocano molto sull'astuzia, sul ripartire, sul prendere il tempo. Quindi secondo me dobbiamo guardarci bene da questa loro tattica e poi va bene giocarcela senza paura. Certo. Chiudo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta dal punto di vista tattico, come e dove si decide questo match, su quali armi punta la Rarinantes Bologna? Io non penso che, io penso che la 2 sia un campionato dove la tattica e la tecnica contano, ma non tantissimo. Io penso che molto della differenza in acqua la faccia la passione, la voglia che ha, quel qualcosa che ci può mettere in più un singolo che può dare in più alla squadra. Perché la tattica può arrivare, però non è, se non ci metti quella passione in più, quella voglia in più, quella grinta in più, non è abbastanza. Quindi noi puntiamo sì sul fare bene in acqua, su sentire tutte quante i consigli, tutti gli insegnamenti di Post, però come dice lui, dobbiamo metterci sempre qualcosa in più. Va bene, siamo così al termine di questa chiacchierata. Ringrazio Veronica Perna per essere stata insieme a noi. Do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Veronica, grazie. Grazie a te, ciao ciao.